La crisi del III secolo d.C. è anche una crisi politica, le cui cause sono strettamente legate al problema della difesa dei confini, che diventò un'esigenza prioritaria. Questa gravava sull'esercito, che pertanto assunse un peso sempre più determinante. Consapevoli della cresciuta importanza del loro ruolo, gli eserciti e i rispettivi comandanti cominciarono a esercitare una pressione notevole in campo politico, eleggendo l'imperatore. Il Senato, pur conservando formalmente il diritto di nominare l'imperatore, assunse un ruolo sempre più marginale. Così, dopo la morte dell'ultimo imperatore della dinastia dei Severi, Alessandro Severo, nel 235 d.C., l'impero precipitò in una gravissima crisi istituzionale, passata alla storia come periodo dell'anarchia militare. In un arco di tempo di circa 50 anni, dal 235 al 284 d.C., si alternarono ben 28 imperatori, tutti di estrazione militare e nominati dall'esercito. Ciascun imperatore rimase in carica in media meno di 3 anni. Molti di essi, infatti, furono uccisi in congiure e attentati ad opera di quegli stessi soldati che avrebbero dovuto tutelare la loro incolumità.